Siamo con l'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Furci, la dottoressa Ninuccia Foti. Assessore, ci può spiegare gli interventi che l'amministrazione comunale sta effettuando nei plessi scolastici del paese? Allora, il motivo che ha indotto l'amministrazione comunale ad effettuare interventi proprio in questo periodo dell'anno sui vari plessi scolastici è legato innanzitutto a ragioni di sicurezza. Precisiamo che i recenti eventi meteorologici hanno creato difficoltà un po' in tutte le scuole, in tutto il territorio, ma naturalmente la nostra particolare attenzione va per i più piccoli. A questo punto si è reso opportuno da parte dei tecnici un sopralluogo sui tre plessi e sono state individuate delle priorità. Priorità che consistono essenzialmente nella necessità di rivedere il sistema fognario in qualche caso o in altri casi di provvedere a disinfezione o ancora a taglio di alberi, pluridecennali, e le cui radici ormai si erano introdotte talmente profondamente nel terreno da costituire serio pericolo. Serio pericolo soprattutto per la incolumità dei bambini e di quanti vivono all'interno dei plessi scolastici, nel senso che letteralmente i rami degli alberi si sono appoggiati in qualche caso proprio sul tetto dell'edificio stesso, mentre le radici hanno scavato tanto profondamente da compromettere il funzionamento della rete fognaria e addirittura da sollevare la pavimentazione. A questo punto si sono resi, ripeto, necessari questi interventi a cui stiamo provvedendo proprio in questi giorni. Lungi da noi l'idea di voler eliminare arbitrariamente gli alberi, che sappiamo essere estremamente suggestivi, estremamente piacevoli, però la piacevolezza, il fascino del verde non può farci dimenticare la priorità sicurezza. Comunque, non appena sarà conclusa questa potatura, e comunque appena arriveremo alla stagione estiva in cui saremo un po' più liberi, non comprometteremo quindi la normale gestione didattica, procederemo, ove necessario, al taglio di qualche albero. Però ovviamente l'amministrazione, sarà cura dell'amministrazione provvedere immediatamente al ripristino del verde, magari piantando delle piante ornamentali, degli alberi di altro genere che possano suscitare lo stesso effetto di verde che è necessario anche dal punto di vista educativo, è necessario in prossimità dei plessi scolastici, ma al tempo stesso garantire la sicurezza degli utenti. Ecco, questa è l'intenzione dell'amministrazione e questa è la sola spiegazione per cui sono stati fatti l'intervento di tagli degli alberi. In questo caso tutta la radice, vedi? Tutto lo stato del vino. È tutto lo stato. Se tu non puoi segnare il danno alle strutture, alla fognatura, le maglione che hai sono alberi di consistenza. Ora che sono secolare, il discorso è che non è. Le radici sono più grosse, quando uno è piccolo il dritto, io avevo messo i piccioli, ora che erano, io avevo le radici rosse. Perciò ora noi cosa dobbiamo fare? La verità, quindi alla struttura, quindi c'è la serie, poi fai una protezione. Legge, c'è scava, è tutta.
E se non ha, non c'è niente da fare. Purtroppo non penso che ci sia molta altra possibilità. Tagliamo tutte le radici e poi le facciamo nuovamente. E poi facciamo con quello che fa finta che non viene, tanto risolviamo il problema momentaneo. No, non vorrei che... Arancio, limone, non sono... Sempre verde, però almeno non ci crea... No, è un verde siciliano, che è quello che è giusto, arancio e limone. Non lo so, poi purtroppo sono diventati un problema. No, no, infatti, no, immagino di là, una scuola di fisica, qua ci vuole... Immagino? Qua ci vuole... Quando è la scuola? A giugno. Sì. Però siamo chiusi un paio... Rifiutano loro, gli aerei, e loro ora non facciamo una cosa più buona. Il bagno pare che non è un po' come la pagina di un'altra.